viaggio, ragazzi. Sapete dove sto andando? È un nuovo inizio. Questo viaggio è importante come quel viaggio che ho fatto il 16 febbraio, non ricordo più, 15 febbraio, quando sono andato a comprare Palomo. Oggi sto andando a comprare una barca. È una barca veramente speciale, non vi dico niente, voglio farvela vedere. Stiamo partendo con la neve, guardate, e andiamo verso il mare. Quindi la cosa bella è appunto che andiamo a valutare l'acquisto di una barca e da lì nascerà una nuova avventura. Era già successo la scorsa settimana che avevo preso un accordo a Finale Ligure per un acquisto importante, una barca di 9 metri, praticamente era già mia, e proprio il giorno della partenza il proprietario mi ha detto che non la vendeva più. Infatti in queste situazioni ho imparato: non fidatevi mai di coloro che dicono io ho solo una parola, perché chi ha solo una parola di solito non la usa a vanvera e non la spreca mai. Tutte le persone che negli acquisti delle barche, e non solo, mi hanno detto io ho solo una parola, poi alla fine si sono dimostrati quello che volevano far credere di non essere. E così ho perso un affare, nonostante mi fossi organizzato per andare a prenderla, e praticamente era già mia, ci eravamo già dati virtualmente la mano. Oggi nessuno mi ha detto ho solo una parola, quindi vado a valutare, se mi piace la compro, la restauro e la rimuto in acqua. Mi trovo dentro questo bel Sangiovese, dove si sta in piedi, vedete? Ed è bello, insomma, una barca vera dove ci si sta in piedi. Quindi sono venuto per acquistare questa barca, che è piuttosto da ristrutturare. Guardate che pannello antico, queste sono le finestre. Sangiovese è una barca particolare, molto ampia. Qua c'è una cabina di poppa, qua un'altra, 1, 2, 4 posti letto. E dentro si entra dentro la cabina di prua. Qua c'è il bagno. Qua c'è la cucina con il lavello, lì c'è un letto intero. Qua c'è un altro letto. Questa è la cucina dove qua ci va il frigo, là c'è il pedale per il lavandino. Mi piace, c'è un gran lavoro da fare, però non è male. E il bagno, motore, quadro, eccola qui. Questa è la T1. Va il tornado! Oh. Ciao ragazzi, mare, Giorgio e il mare, finalmente al mare. Mi trovo a Cesenatico, che belle queste barche storiche. Ogni volta che vengo qui mi faccio di barche storiche, di velieri storici, perché sapete, no? È la mia malattia. E quindi oggi sono qua per acquistare una barca, cioè per valutare di acquistare una barca. Vediamo se vi piace, datemi qualche consiglio. Valuterò l'acquisto di una bella barca Sangiovese. La particolarità della Sangiovese è che non è tanto lunga, 8 metri, però ci sta in piedi e c'ha un bel salotto, c'ha la cucina.
quattro posti letto però veri, vivibili, e una barca ampia, ma la cosa che a me alletta di più è il fatto che ci sta in piedi. Quindi lanciarmi nella ristrutturazione di questo Sangiovese. Il signore è simpaticissimo, mi piace, classico romagnolo, forte, continuo a dire due maroni quelli, però vuole tanto, e quindi io non sono un tipo che contratta. Quando uno chiede la cifra io do quella cifra lì, però se poi comunque mi sembra eccessiva, piuttosto mollo l'affare. Non sono un contrattatore, non mi piace contrattare, sarà la mia timidezza. Oggi andrò via con le idee chiare. Comunque ho messo in vendita Paloma, e a malincuore, la mia amica Paloma, e la cosa che è successa è incredibile. Volevo appunto raccontarvela perché l'ho messa così a un prezzo simbolico, perché Paloma ha un altro prezzo, ha un altro valore. Io ho speso un sacco di soldi per restaurarla, ma lo faccio per passione, non è che voglio rientrare di quei soldi. L'ho messa a un prezzo simbolico, vi giuro, mi hanno scritto, adesso ve lo faccio vedere, mi hanno scritto in un'ora 20 persone, anche di più, continuano a scrivermi, e la gente mi dice: Paloma, ma quella Paloma, vendi Paloma. Oh, siamo famosi, ragazzi. E quindi Trattoria degli inseguiti. Bene, se magna. Allora, Serena, quanto hai dato al menù ieri? Location. C'è una voce che ti sembra più bassa degli altri, vero? Quale? Menù? Come mai il menù non è piaciuto ai tuoi compagni? Beh, in effetti il servizio non è stato proprio... Ora tocca a te, Serena. Serena, qual è la voce che... Qual è la voce che ti soddisfa di più, Serena? Niente. Il menù? Non mai ripreso, vero? Non mai ripreso, vero? Voi avete visto la barca. È una barca prestigiosa. È da rifare tutta, tanto lavoro. La pago perché la pago. Ditemi voi. Raga, dopo devo tornare lì e comprarla. Ditemi voi, cosa faccio? Veramente accetto consigli, perché poi devo andare da Paloma, c'è un bel vento oggi, magari se arrivo un'ora decente faccio un'uscita anche, non credo. Dipende dalla Romea, perché devo fare Cesenatico Chioggia. Raga, cosa faccio? La compro? Ditemi voi! Faccio secco, no, è pesantino, buono. Mi dispiace raga, io sono così, più è fritta più la voglio. Allora Serena, che voto dai al dolce? Grazie a tutti. Allora vediamo se è vero quello che si dice sulla bocca della vita. Io voglio vendere Paloma. Quando compro una barca decido in un secondo, vado, mi piace, me ne innamoro e la compro. Stavolta sono veramente indeciso, stavolta tutti mi dicono compra, e io ho qualche dubbio. È vederla sotto il pariolato umida. Quindi è stata svuotata, e quindi dal tambuccio da sopra entra acqua. E io compro le barche quando sono asciutte, perché ho premura. Ho avuto una barca che aveva infiltrazioni e mi ha fatto impazzire. Da quel giorno compro barche solamente se sono veramente ermetiche. Perché quando c'è un'infiltrazione fai una fatica infinita a cercare di levarla.